L'accoglienza all'Ariano Film Festival è stata veramente eccezionale perché mi sono trovato molto a mio agio, l'intervistatore era una persona indicata, precisa, che a volte ti spezzano il tempo, non ti permettono di finire, invece ha una grande sensibilità e secondo me l'intervistatore è fondamentale perché crea il clima giusto per far sentire più a suo agio l'intervistato. Diciamo che quando scrivi un libro il successo è tutto solo tuo, quindi più del cinema che inevitabilmente il regista lo divide con gli attori, più della televisione che l'autore lo divide con gli altri autori, ma soprattutto il conduttore, nel caso del libro ti appartiene totalmente. Quindi è più il piacere, la consapevolezza di poter avere un rapporto diretto con il fruitore, cioè con il lettore, cioè che il lettore da te ha avuto quello che tu hai dato, tu e basta. Mi piacerebbe moltissimo che L'uomo che non voleva amare e il seguito Semplicemente amami possano diventare una serie televisiva, perché secondo me raccontano delle grandi, importanti famiglie che hanno bisogno a volte di avere più puntate per essere raccontati bene fino in fondo. Le pagine dei libri a volte ti permettono di avere lo spazio e il tempo che troppe volte un film non ha. Ecco perché tante volte la gente che ha letto il libro e poi va a vedere un film, molte volte dice: bello il film, però molto meglio il libro. Io credo che la cosa più importante sia, come diceva Ernest Hemingway, scrivi di ciò che conosci, cioè racconta una storia tua, una storia che senti per una ragione che abbia il perché vada raccontata, qualcosa che ti ha colpito, qualcosa che ti ha ferito, qualcosa che ti ha dato fastidio, perché secondo me quelle sono le ragioni più valide, più forti, che ti aiutano a scrivere quella storia. Non essere condizionati nello scrivere, non pensare a chi lo leggerà, perché tanto ci sarà sempre chi avrà da ridire su quello che hai scritto, su quello che hai fatto, questo in generale sempre. Ci saranno quelli che invece ti approveranno e quelli sono le persone più piacevoli, e quelli che addirittura invece non ti approveranno malgrado non avendo neanche letto quello che hai scritto. Questa è la cosa peggiore. E dopodiché arriva fino alla fine, cioè non fai una scaletta, inizia e finisci, non stare a correggere in continuazione, correggi dopo, quando hai finito tutto torni indietro. Un saluto specialissimo a AIF TV, e sono qui sul palco, proprio il caso di dire 3 metri sopra il palco, insieme a tutti voi. Ciao!